Sì, forse il consigliere Fassina nella miriade di emendamenti che sono girati questi giorni non è consapevole, ma noi io ho presentato un emendamento che andava proprio nella stessa direzione. Dopo il lungo dialogo che c'è stato con le associazioni di gestione dei servizi, abbiamo dato disponibilità a entrare nel merito delle AGS che gestiscono virtuosamente, insomma, i mercati, laddove invece ce ne siano altre che non si comportino in maniera virtuosa, come ad esempio non consegnano i bilanci, cosa che è prevista, avremmo differenziato le tariffe di abbattimento dei canoni. In questo senso andava l'emendamento che ho presentato, ma sul quale purtroppo il Dipartimento Sviluppo Economico ha dato parere negativo, anche la Ragioneria ha dato parere negativo. E, su questo, diciamo, questi pareri negativi ho dovuto ritirare l'emendamento, però non finisce qui, nel senso che a gennaio subito continueremo il dialogo e avvieremo un'analisi di dettaglio proprio per andare a quantificare, perché su questo poi era il parere negativo della Ragioneria, a quantificare le minori entrate derivanti da queste variazioni e quindi l'impatto sul bilancio e la variazione che ci sarà. Noi, ripeto, il dialogo c'è stato. Voteremo favorevole a questo ordine del giorno perché va nella stessa direzione che stavamo prendendo, insomma, come maggioranza. Grazie consigliere.